C'è un metro per misurare la reale consistenza di un fenomeno storico ed è la sua capacità di essere assimilato alle forme più semplici e genuine dell'arte popolare. Quando quest'arte si impossessa di un avvenimento, vuol dire che quell'avvenimento è ritenuto davvero importante agli occhi e all'immaginazione della massa popolare. Ciò accade, per esempio, per il periodo della storia italiana che vede il conte di Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna, tra la guerra di Crimea e l'unità d'Italia. Ancora oggi, in un antico e secolare teatrino di marionette a Torino, i fratelli Lupi rappresentano, con gli stessi burattini e scenari di allora, le vicende che vanno sotto la dizione classica di Seconda Guerra di Indipendenza Italiana. Anche il loro racconto, secondo il giusto disegno cronologico, incomincia nell'estate 1858, con l'incontro segreto tra l'imperatore dei francesi, Napoleone III, e il primo ministro piemontese, Cavour. È l'antefatto che prelude alla guerra del 59. Successe a Plombières, una piccola stazione termale ai piedi dei Vosgi, tra la Francia e la Germania. Questa è una guerra che cambierà la carta d'Europa. Non potrà quindi avere origine da una questione commerciale di mediocre importanza, come il trattato austro-piemontese. D'accordo! Sono deciso ad appoggiare la Sardegna in una guerra contro l'Austria, purché questa guerra sia intrapresa per una causa non rivoluzionaria. Dunque, stabiliremo quanto segue. Innanzitutto, la necessità di cacciare completamente dall'Italia gli austriaci. Seconda sistemazione, futura della penisola e formazione di un regno dell'Alta Italia sotto i Savoia. Il Papa conserverà Roma e dintorni. Certo, occorreranno molti mezzi e non meno di 300.000 soldati, 200.000 francesi e 100.000 piemontesi. Nel pomeriggio parleremo poi del matrimonio tra il principe Napoleone e la principessa Clotilde. Certamente. A più tardi. A più tardi. Scrisse Cavour a Vittorio Emanuele II. Soddisfacente il colloquio e molto conveniente l'accordo raggiunto, perché essendo sovrano nella parte più ricca e forte della penisola, Sua Maestà sarà sovrano di fatto di tutta l'Italia. La carta d'Italia al principio del 1859 è questa. A nord-ovest il regno di Sardegna, sotto la monarchia dei Savoia, che comprende la Sardegna, la Liguria, il Piemonte e la Savoia. A nord-est il regno Lombardo-Veneto, che fa parte dell'impero austriaco. Verso il centro, tre stati indipendenti che sono però sotto la tutela effettiva dell'Austria. Il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e il Granducato di Toscana. Al centro-sud lo Stato della Chiesa, retto dal Papa, con Roma capitale. A sud il regno delle due Sicilie, sotto i Borboni. L'allontanamento degli austriaci e la costituzione di un regno dell'Alta Italia nel quadro di una confederazione di stati italiani erano due obiettivi molto importanti per rompere l'equilibrio europeo del 1815 e per avviare un nuovo processo politico e territoriale. Questi obiettivi erano perseguiti con chiarezza da Napoleone III, il nipote del grande Napoleone, sin da quando si era impadronito del potere con il colpo di Stato del dicembre 1852, ed entravano nella logica di una riaffermazione dell'egemonia francese in Europa da un lato e dall'altro di una sconfitta delle forze democratiche e rivoluzionarie. E Cavour, aristocratico piemontese di idee liberali ispirate al modello parlamentare inglese, coronava a sua volta, con successo, una politica di unificazione del movimento nazionale italiano sotto l'egemonia del liberalismo moderato piemontese e nel contempo di emarginazione dei gruppi democratici in quegli anni molto disorientati, soprattutto dopo l'infelice spedizione di Sapri. I rapporti di forza che il congresso di Vienna ha determinato alcuni decenni prima sono adesso mutati. La Carta d'Europa del 1858 vede da un lato la Francia di Napoleone III, la Confederazione degli Stati Germanici, sulla quale sempre più forte incombe la pressione politica della Prussia, e l'Inghilterra, in pieno sviluppo economico e industriale, pronta a lanciarsi in imprese d'oltremare che l'avrebbero ben presto trasformata nella più grande potenza imperialistica del secolo XIX. Dall'altra, l'impero d'Austria-Ungheria, dal Lombardo-Veneto alla Croazia, che matura una grave crisi politica ed economica, e il grande impero russo, sotto la cappa del potere assolutistico degli zar.
Il primo gennaio del 1859, a Parigi, nei saloni delle Tuileries, durante il ricevimento del corpo diplomatico, Napoleone III, tra lo stupore dei presenti, rivolse all'ambasciatore austriaco Hübner queste parole. Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, porge a mio nome i suoi ossequi a Vostra Maestà. Barone, mi duole che le relazioni fra i nostri due paesi non siano più così buone come io desidererei che fossero. Ma vi prego di trasmettere a Vienna i sensi della mia stima per il vostro imperatore. Ambassadeur d'Autriche, cette petite phrase, naturellement, questa piccola frase fece sensazione, perché anche i più piccoli propositi dell'imperatore erano naturalmente raccolti e analizzati con cura. Oggi non è così certo che egli abbia pensato, come hanno creduto i contemporanei, a denunciare o annunciare una guerra vicina con l'Austria. È possibile che fosse stata un'allusione abbastanza oscura oggi a delle difficoltà che si presentavano per gli affari di Serbia sul Danubio, ma in realtà, quale che fosse l'intenzione dell'imperatore, queste parole, che non sono mai state riconosciute ufficialmente, sono pervenute all'attenzione dell'opinione come l'annuncio di un intervento prossimo contro l'Austria in Italia. Quale interesse concreto egli vedeva per la Francia in questo intervento contro l'Austria? Oltre l'acquisizione della Savoia e della Contea di Nizza, egli vedeva soprattutto il vantaggio di instaurare in Europa un nuovo status, differente e opposto del Congresso di Vienna, derivato dalla sconfitta di Napoleone I, suo zio. E nello stesso tempo, lo scopo ultimo di questa politica era quello di evitare una rivoluzione europea che, se non si fosse intervenuti, sarebbe diventata inevitabile. In effetti, lo sviluppo della lotta per l'unità nazionale in Europa gli sembrava un segno della necessità di agire senza ritardo, con decisione, per stabilire una sorta di compromesso che soddisfacesse abbastanza i rivoluzionari da impedire loro di andare più lontano o di raccogliere un'opinione maggioritaria. È quel che si è verificato, per esempio, quando Garibaldi in Italia abbandonerà Mazzini per allearsi al re Vittorio Emanuele. È dunque per lottare contro la rivoluzione che Napoleone III ha favorito la rivoluzione in Italia? Sì, non pensava certamente a favorirla, e tuttavia l'ha scatenata. La rivoluzione italiana dopo Solferino è stata molto più forte di quanto egli non pensasse all'inizio. Ha insomma dato la spinta iniziale e poi in seguito egli ha cessato progressivamente di disporre degli avvenimenti. Gli avvenimenti hanno disposto per lui fino alla fine. Alla presa di posizione di Napoleone III fece seguito, pochi giorni dopo, un passo molto significativo compiuto da Vittorio Emanuele II. Il 10 gennaio a Torino, a Palazzo Madama, durante l'apertura della sessione del Parlamento subalpino, il re pronunciò il discorso inaugurale, che nella parte conclusiva diceva: il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei consigli dell'Europa perché grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché nel mentre rispettiamo i trattati non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. L'entusiasmo suscitato dal discorso di Vittorio Emanuele II, succeduto nel 1849 al padre Carlo Alberto dopo la sconfitta militare del Piemonte contro l'Austria, fu enorme. Era ormai chiaro a tutti che la guerra contro l'Austria, la seconda guerra di indipendenza, era prossima. Il disegno di Cavour di monopolizzare l'iniziativa contro gli austriaci per costruire uno Stato monarchico liberale aveva la meglio sulle debolezze e sulle divisioni degli ambienti democratici piemontesi e italiani. Ci troviamo qui nello studio del conte di Cavour,
come è stato ricostruito con i mobili originali in una sala del Palazzo Carignano a Torino. Quando parliamo di patrioti più avanzati, di patrioti democratici, dove fissiamo il confine fra le loro posizioni e quelle di Cavour? Dove vediamo il punto discriminante che impedisce una piena collaborazione? Cominciamo anzitutto a riferirci a Mazzini. Mazzini aveva indirizzato una sorta di appello agli italiani nel maggio del 59, in cui aveva avvertito l'impossibilità di un successo che fosse legato a un'iniziativa regia ed imperiale, come egli la chiamava, per la liberazione democratica di un popolo. Non ci si libera altrimenti che con le proprie mani. Aveva persino previsto una sorta di pace di Campoformio, e infatti sarebbe stata la pace di Villafranca. Diverso l'atteggiamento di Cattaneo, capofila dei patrioti democratici. Cattaneo era quasi filo bonapartista, così scriveva almeno al Brunier, un suo amico parigino. Ma il suo bonapartismo presupponeva la trasformazione dell'impero francese, dell'impero napoleonico, in una sorta di impero liberale, come più tardi fu sognato anche dal francese Olivier, in un impero capace di sostenere una federazione di nazioni libere, fra cui gli stati federati italiani. C'era infine una terza schiera di democratici avanzati, disposti a collaborare sia con Vittorio Emanuele che con Cavour. Anzitutto, fra questi, dobbiamo porre Garibaldi. Certo, era una collaborazione non senza riserve, ma è chiaro che Garibaldi, La Farina, Malenchini, gli altri membri della cosiddetta società nazionale erano disposti a trovare una terza via, una via magari provvisoria, per arrivare a un risultato provvisorio che avrebbe permesso una prima realizzazione dell'Italia accresciuta, diciamo così, di un regno d'Italia non più soltanto sabaudo, ma essenzialmente già nazionale, che portasse sulla via dell'unità. La tensione in Europa tra Francia e Piemonte da un lato e Austria dall'altro si acuisce. Un'alleanza politico-militare viene formalizzata secondo gli accordi di Plombier e precisata la cessione di Nizza e Savoia a Napoleone. I tentativi di mediazione sono numerosi, ma falliscono. L'Austria si prepara allo scontro sotto la guida di Francesco Giuseppe, divenuto imperatore nel 1848 a soli 18 anni. Ed ora il parere di uno studioso austriaco. Il grande storico militare, il prussiano Karl von Clausewitz, del resto anche studiato con molta ammirazione, con molto slancio dai padri santi del marxismo, da Marx, Engels, Lenin, Trotsky e Mao Zedong, una volta ha definito la guerra la continuazione della politica con altri mezzi. E questa definizione vale specialmente bene per la guerra del 59 da parte austriaca, perché questa guerra era stata cominciata, era la conseguenza di una politica piena di contraddizioni, di sbagli del giovane imperatore Francesco Giuseppe e dei suoi consiglieri. L'Austria in fondo faceva una guerra difensiva per mantenere il suo dominio sopra il Lombardo-Veneto, ma si era fatto provocare dai due congiurati di Plombier, da Cavour e Napoleone III, ad entrare con una specie di fuga in avanti, di fuite en avant, come dicono i francesi, apparire nell'opinione pubblica del mondiale come l'aggressore attraverso il suo ultimatum. L'Austria, messa in serie difficoltà dalla famosa allocuzione di Napoleone III ai Tuileri il giorno del Capodanno, non vedeva altro mezzo per uscire da una crisi difficilissima economica, diplomatica, politica, che non andare in avanti, giocare il prevenire. Il 23 aprile 1859 l'Austria invia a Torino un ultimatum. Cavour lo respinge. È la guerra.
Il Ticino segna il confine tra il Piemonte e l'impero austriaco. Al di là del fiume c'è schierato un grande esercito, quello imperiale austriaco, che per molti giorni, inspiegabilmente, rimane fermo. Il tempo è pessimo, piove da molte ore, i fiumi e i canali sono in piena. Al di qua del Ticino c'è un esercito, quello piemontese, di gran lunga inferiore per numero ed armamento a quello imperiale. I francesi sono ancora lontani, ci vorranno almeno 2 settimane perché arrivino sulla linea del fronte. Gli austriaci, dopo molte esitazioni, avanzano con lentezza. Le strade e i campi della Lomellina e del Vercellese sono state allagate artificialmente con la rottura degli argini dei canali. L'esercito piemontese è stato profondamente trasformato negli anni tra il 50 e il 59 in esercito di qualità, sul tipo francese. Sono 63.000 uomini, ordinati in 5 divisioni complete, una divisione di cavalleria e la brigata dei cacciatori delle Alpi. Il comando supremo è assunto dal re. Al suo fianco sono i generali La Marmora e Morozzo della Rocca. Al tipo di esercito del periodo di Carlo Alberto, con pochi soldati professionisti e un gran numero di soldati a breve ferma, perciò molto inesperti, si è preferito un esercito con soldati confermati per 5 anni, più preparati cioè ad una guerra che proprio in quegli anni, e particolarmente durante il conflitto di Crimea, ha dimostrato di assumere caratteri nuovi di guerra moderna, combattuta da masse di soldati specializzati e con mezzi tecnici sempre più complessi e micidiali. Le 5 divisioni piemontesi si trovano a sostenere l'urto di 11 divisioni austriache, raggruppate in 5 corpi d'armata, schierati sul basso Ticino tra Pavia e Bereguardo. Altri corpi d'armata si stanno muovendo da Verona, dall'Austria e dalla Polonia. Comanda l'armata imperiale austriaca il generale Giulai, un aristocratico ungherese, privo di capacità strategiche e continuamente ostacolato nelle decisioni dalle interferenze degli ambienti militari della corte viennese, che esita a sferrare una guerra offensiva e rapida. È convinto che la Confederazione Germanica interverrà contro la Francia sul fronte del Reno e che là si risolverà il conflitto. Nella pianura piemontese i giorni passano senza che niente succeda. Nel frattempo affluiscono in Italia le truppe francesi, trasportate in gran parte con i treni. Alla Gare de Lyon a Parigi è un continuo avvicendarsi di truppe di ogni tipo, di armi, di cavalli. Il treno è uno dei protagonisti del conflitto, una delle novità più importanti. Dal 10 al 20 aprile vengono fatti partire sino a 30 treni al giorno. Ben 75.000 uomini e 5.000 cavalli sono trasportati per via ferroviaria verso i porti di Tolone e di Marsiglia e verso le stazioni capolinea della Savoia e di Grenoble. Senza la ferrovia sarebbero corsi più di 60 giorni. Il 12 maggio sbarca a Genova Napoleone III, pone il quartiere generale ad Alessandria e assume il comando di tutti gli eserciti alleati. È a capo di un esercito composto di 5 corpi d'armata più la guardia imperiale. Un numero impressionante di soldati, più di 160.000 uomini, bene armati e accompagnati da un formidabile parco di artiglieria dotato di cannoni di nuova concezione. Una novità interessante è rappresentata dai corpi speciali provenienti dalle colonie africane, i cosiddetti Turco, fucilieri d'Algeria. Per la prima volta le truppe di colore sono impegnate in un conflitto europeo e dei tanti morti che questa guerra ebbe, di questa gente araba massacrata nei furiosi assalti alla baionetta, non si ricordano sulle lapidi che pochissimi nomi. Il piano strategico di Napoleone III è di aggirare lo schieramento austriaco per Casale Novara, cogliendolo di sorpresa sul fianco destro. All'esercito piemontese è affidato il compito di nascondere i movimenti francesi. Le truppe francesi sono rapidamente trasportate verso nord con la ferrovia.
Gli italiani attraversano il Sesia e si schierano ad oriente del fiume. I movimenti sfuggono agli austriaci. I primi scontri avvengono infatti lontano dalle linee dello spostamento del grosso delle truppe e danno luogo a Montebello ed a Palestro. A Montebello è la cavalleria leggera piemontese che ha la meglio sugli austriaci. A Palestro sono soprattutto i bersaglieri piemontesi e gli zuavi francesi del terzo reggimento che riescono a battere le difese austriache. Gli zuavi sono una fanteria d'élite dell'esercito francese. L'uniforme è ispirata ad una foggia di vestire nordafricana e consente una grande libertà di movimento, distinguendosi così dalle altre uniformi militari, tutte piuttosto attillate, pesanti, ingombranti. Anche i nostri bersaglieri, corpo fondato nel 1836 da Alessandro La Marmora, sono destinati a compiti di fanteria leggera, caratterizzati dall'estrema mobilità e dall'alta precisione del tiro, qualità raggiunte dopo un addestramento di eccezionale severità e durezza. I primi di giugno, Napoleone raggiunge il Ticino e decide di attraversarlo in due punti, a nord, presso Turbigo, e lungo la strada Novara-Milano. Giulai si ritira e si fa trovare sulla sinistra del fiume. Lo scontro, il primo tra i due grandi eserciti dopo oltre un mese dall'inizio delle ostilità, avviene nei pressi di Magenta. La guardia imperiale attacca sotto il comando dello stesso imperatore, sfonda lo schieramento nemico e, dopo ore di duro combattimento, riesce a mettere in fuga gli austriaci e ad entrare a Magenta. «Grande vittoria», telegrafa Napoleone a Parigi. Ha sì conquistato il campo di battaglia, ha aperto davanti a sé la strada per la Lombardia, ma non ha distrutto l'esercito nemico e, dopo l'ingresso trionfale a Milano, l'8 giugno, non sa o non vuole sfruttare il successo. Perché? Oh, bien, parce que d'abord il faisait, je crois, très chaud et que l'état sanitaire de l'armée française... Perché, anzitutto, faceva molto caldo e la situazione sanitaria dell'armata francese ne risentiva. E poi soprattutto perché la battaglia di Magenta era stata una vittoria, sì, ma difficile, e si prendevano delle precauzioni. Poi anche perché in Italia si sviluppava un movimento rivoluzionario e questo movimento rivoluzionario si andava sviluppando sul retro e sui fianchi dell'esercito francese e rischiava di arrivare molto più lontano di quanto Napoleone III avesse voluto. L'imperatore voleva un movimento a favore dell'Italia, ma limitato. C'era inoltre il pericolo della Prussia e degli stati tedeschi, che minacciavano di intervenire a fianco dell'Austria, e c'era poi ancora il malcontento dell'Inghilterra. Insomma, le difficoltà si accumulavano via via che si avanzava verso l'Europa centrale. A Napoleone, fermo a Milano, giungono notizie allarmanti. In Toscana, a Modena, a Parma, nelle legazioni pontificie, i vecchi regimi si sgretolano. Elementi liberali formano governi provvisori. Da più parti si preme per l'annessione al Piemonte. Da Como le notizie sono ancora inquietanti. Gli austriaci ripiegano incalzati da un corpo speciale alleato, i cacciatori delle Alpi. È stato un grosso successo di Cavour quello di aver costituito una brigata di volontari democratici provenienti dagli altri stati italiani sotto la guida prestigiosa di Giuseppe Garibaldi. La fama di questa figura romantica di generale guerrigliero era legata alle guerre di indipendenza del Sud America e all'eroica e sfortunata lotta della Repubblica Romana del 49. Adesso lo ritroviamo sulle Prealpi a capo dei cacciatori. Un corpo di 3.200 uomini, con l'uniforme dell'esercito sardo, con pochi cannoni, male armato, male equipaggiato. Un corpo che, come scriverà uno di loro, deve rappresentare la rivoluzione italiana. Un singolare compromesso fra la guerra regia e la guerra di popolo. Obiettivi politici e militari: coprire a nord il fianco degli eserciti alleati e suscitare nei territori occupati l'adesione popolare alla guerra di liberazione. Contro ogni aspettativa, Garibaldi occupa Varese e la notte del 27 maggio, dopo uno scontro vittorioso a San Fermo, entra a Como. Qui siamo di fronte alla chiesa di San Fermo, dove si è svolta la prima battaglia della guerra di 59. È un posto dedicato alla memoria dei volontari del Risorgimento e ai cacciatori delle Alpi, e specialmente al personaggio di Garibaldi. Allora parliamo un po' di Garibaldi e del mito di Garibaldi.
che ha fatto tante cose durante il Risorgimento. I miti servono nella politica. Il mito del re galantuomo, Vittorio Emanuele, ha servito come un simbolo della nazione. Il mito della battaglia di Magenta, che in qualche libro storico si può leggere che è una battaglia vinta dagli italiani con un po' di aiuto dai francesi. Mentre, come si sa oggi, fra i morti di Magenta non c'è nemmeno uno italiano, se non dalla parte opposta, dagli austriaci. E il mito di Garibaldi anche ha servito. E difatti Garibaldi e Cavour e gli altri hanno tentato di costruire, di amplificare il mito per creare questo sentimento che era necessario. E non solo fra il popolo italiano, anche fra quelli all'estero, anche in altri paesi, anche in America, anche in Inghilterra, dove nei primi mesi di quest'anno, 59, non c'era grande entusiasmo per una guerra che sembrava loro non una guerra di liberazione dell'Italia, ma piuttosto una guerra reale, imperiale, una guerra di imperialismo. Ma solo quando è venuto Garibaldi in Lombardia, in maggio di 59, i giornali inglesi hanno cambiato subito e hanno cominciato a guardare alla guerra come un'altra cosa, qualche cosa che si può e si poteva aiutare seriamente. Il mito di Garibaldi allora ha servito e ancora oggi, dopo 100 anni, mentre altri miti si devono cambiare perché è più importante di sapere veramente come accadevano le cose, che non come volevano i personaggi del tempo farsi dimostrare, ma con Garibaldi il mito è ancora vivo. E io direi che questo vuol dire che c'è qualche cosa più serio in Garibaldi, che non nel mito, di, per esempio, del re galantuomo. Garibaldi è stato un militare, come si sa. Io non sono un militare, ma direi che forse il migliore generale del Risorgimento. Può darsi che anche fra i migliori generali del tempo moderno in Italia. Ma a parte questo, è un uomo di un grande fascino, un uomo di grande liberalità di mente, una grande generosità, che non ha voluto niente per sé. E queste cose erano sapute dalla gente, qui in Italia e anche all'estero. E questo ha aiutato a crearsi questa simpatia per il Risorgimento, anche fra la gente del popolo. Di più, Garibaldi, siccome è stato, come si sa, in America per molti anni, nel Sud America, ha imparato come di combattere in un modo che gli eserciti dell'Austria e della Francia non ha saputo come di resistere. Un guerrigliero fu Garibaldi, con un modo di combattere che in questo tempo era assolutamente sconosciuto in Europa. E quando è venuto qui, senza l'esercito sardo, che è venuto solo una settimana dopo, lui con 3.000 uomini era contrario a 10.000 soldati austriaci, che veramente erano soldati, che avevano un allenamento da soldati professionisti, mentre i volontari erano un gruppo di studenti che solo da 2 o 3 settimane hanno avuto l'esercizio delle armi. E Garibaldi ha saputo con questo gruppo fare delle grandi cose. Senz'altro non ha vinto la guerra. La guerra è stata vinta nel piano della Lombardia dall'esercito francese e l'esercito dei Savoia. Ma Garibaldi ha costretto gli austriaci di ritrarre molta gente dalla battaglia di Magenta, per esempio. E qui, forse più di tutte le altre cose, ha potuto insegnare questi giovani come si fa questa guerra che ha saputo fare nel Sud America. E l'anno prossimo, quando c'era la grande storia dei 1000, ha servito molto all'Italia. Giugno 1859. Nella pianura lombarda, le armate alleate, accompagnate da formidabili batterie di artiglieria, si spostano lentamente verso il Veneto, verso la zona fortificata del Quadrilatero. Ma il destino della guerra si giocherà prima, e i micidiali cannoni francesi a canna rigata saranno loro, questa volta, tra i principali protagonisti della grande battaglia di Solferino e di San Martino. Ci troviamo qui nell'interno del Museo Nazionale d'Artiglieria di Torino. Il museo è una raccolta ricchissima e varia di armi e di armamenti
nazionali ed esteri che abbraccia un periodo di oltre 5 secoli. È una delle più conosciute d'Europa e come tale sono numerosissimi i visitatori, specialmente esteri, che vengono per studiarne particolari di pezzi rari, alcuni addirittura unici, che si possono ammirare in questa sede. E tra essi i ricordi della campagna d'Italia del 1859 sono numerosi ed interessanti, e anche quelli ad essi collegati o che li precedono di poco, come il famoso pezzo rigato del generale Cavalli che noi vedremo tra pochi istanti. Ecco il busto del generale Giovanni Cavalli e 2 esemplari dell'artiglieria che porta il suo nome. Fu appunto il generale Lahit che per conto dell'imperatore Napoleone III sfruttò e perfezionò gli studi del generale Cavalli creando quel magnifico cannone rigato che porta il suo nome da 4 pollici, di cui ben 37 batterie da campagna armarono l'armata d'Italia durante la campagna del 1859. Il vantaggio principale di questo cannone rigato era la lunghissima gittata rispetto all'analogo pezzo ad anima liscia, 3200 metri contro i 1200 del cannone precedente. Il munizionamento di quest'arma era altrettanto straordinario, perché pur mantenendo il calibro da 4 libre, come veniva definito, era fornito di un munizionamento oblungo, e quindi già che raggiungeva la sua stabilità sulla traiettoria in modo egregio, e che la rotazione era fornita da queste alette di stagno che si impegnavano nella rigatura della bocca dell'arma. È facile la comparazione tra l'effetto del colpo singolo che poteva produrre l'arrivo di una semplice palla di ferro che colpiva come un massello, è vero, pieno, un obiettivo qualsiasi, e lo scoppio di questo granata a quasi 3 km di distanza. Il sistema ad avancarica era ancora mantenuto e le rigature fornivano la rotazione già prima in un senso quando il munizionamento veniva posto dentro e servivano poi per il lancio a distanza. I razzi che qui presentiamo appartengono all'armata sarda, ma sono molto simili a quelli che sono stati usati dall'artiglieria austriaca sul colle di Solferino la giornata del 24 giugno contro il primo corpo d'armata Baraghedier. Infatti ognuna delle 3 brigate austriache di prima linea possedevano 4 di questi razzi che li usarono contro le truppe francesi attaccanti. Sono della famiglia del grande inventore Sir William Congreve, che le inventò appunto all'epoca delle guerre napoleoniche ed ebbero una vita abbastanza prolungata per tutto il XIX secolo. La parte razzo vera e propria è il cilindro più spesso, che poteva essere caricato con materiale incendiario oppure con materiale esplosivo. Montato su questo treppiede a cavalletto poteva permettere un brandeggio totale, come si vede, ed inoltre un'elevazione fino a 45 gradi che corrispondeva alla massima elevazione di quest'arma. A 45 gradi di inclinazione il razzo poteva raggiungere i 7 km di distanza. Quest'altro razzo, che noi vediamo qui, senza governale, contiene invece 3 granate a mano nella parte dell'ogiva, le quali esplodevano sulle truppe nemiche al termine della traiettoria. 20 giugno, fiume Mincio. Gli austriaci, al comando ora dello stesso imperatore Francesco Giuseppe, che ha sostituito il generale Giulai, decidono di volgere verso i francesi e attraversano il fiume. Possiamo osservare da qui una parte considerevole del teatro della battaglia che avvenne il 24 giugno 1859. Questo terreno può essere diviso, sotto il punto di vista della struttura, in 2 parti distinte. La parte nord, rappresentata dalle alture delle Alpi che circondano il lago di Garda e che si spingono in questo ampio e maestoso anfiteatro morenico a sud del lago, il cui centro si può determinare nel paese di Pozzolengo, mentre il limite sud verso la pianura è fissato da una linea che unisce il paese di Lonato, Castiglione, Solferino, San Cassiano,
Cavriana e Volta. E sullo scaglione più avanzato di questo altipiano, quello più vicino al lago, si trovano le località di San Martino, di Ortaglia, del Roccolo, di Feniletto, dove l'armata sarda ebbe il suo teatro d'azione, che svolse con grande valore e per la durata di ben 14 ore. Sul punto culminante dell'ultimo di questi Mamelon, quello dove ebbero luogo i combattimenti più vivi, sorge la torre di Solferino, che è chiamata dal popolo qui la spia d'Italia, perché da qua sopra si scopre un'immensa distesa delle pianure della Lombardia e persino del Veneto. L'esercito imperiale austriaco aveva in linea 160 battaglioni di fanteria, 80 squadroni di cavalleria, una cospicua artiglieria, un effettivo totale di 160.000 uomini. La sera del 23 giugno gli austriaci avevano avanzato con baldanza al di qua del Mincio, attraversando il fiume su sei ponti, costituiti in due armate che erano state totalmente riorganizzate, e si dilungavano sulla linea Pozzolengo, Solferino, Cavriana, Guidizzolo, Medole. L'imperatore Francesco Giuseppe, seguendo il proprio disegno strategico, era intenzionato ad avanzare per sorprendere gli alleati, facendo sforzo per la propria sinistra, cioè cadendo sull'ala destra e sul fianco destro dei francesi per respingere l'armata alleata verso occidente. L'armata alleata franco-sarda, che stava per incontrarsi con gli austriaci, era in procinto di attraversare in forze il fiume Chiese. Essa contava 5 corpi francesi, compresa la Guardia Imperiale, e 5 divisioni sarde, un totale di 17 divisioni di fanteria e 5 di cavalleria, pressappoco 160.000 uomini in tutto. Intenzione dell'imperatore Napoleone III era di impadronirsi delle alture di Solferino e di Pozzolengo per prepararsi di là a forzare il fiume Mincio. L'ordine di marcia degli alleati per il 24 giugno prevedeva l'avanzata dei 6 corpi su un fronte da 12 a 15 chilometri. Al centro il primo ed il secondo corpo, seguiti dalla guardia, alla destra il quarto corpo e quindi il terzo. Alla sinistra i sardi, che avevano il difficile compito di riconoscere e di occupare le alture nei dintorni di Peschiera, la formidabile fortezza sul lago di Garda. È in queste condizioni che si urtano le due armate sulla linea San Martino-Solferino-Medole, entrambe in atteggiamento offensivo, ma non si attendendo né l'una né l'altra di impegnarsi in una grande battaglia nella giornata del 24 giugno. Corpo francese, al comando del generale Baraguet di Hier, doveva portarsi su Solferino provenendo da Esenta e attraversando Castiglione. Verso le 5 del mattino le teste delle colonne francesi incontrarono gli avamposti nemici all'altezza di Monte Valscura. Il 74esimo reggimento di linea francese respinse gli avamposti del battaglione austriaco Ogulin, che ripiegarono sulle loro gran guardie alle Grole. Il combattimento diviene generale. Le due divisioni in prima linea del primo corpo, l'Admiraux e Foré, seguite dalla divisione Bazin, s'avanzano allora contro il Monte Fenile e le barche di Solferino. Sulle posizioni conquistate di Monte Fenile viene tosto a piazzarsi l'artiglieria francese, munita dei famosi cannoni rigati sistema Lahit, che dirige il suo tiro contro il nemico che si ritira di cresta in cresta. E poi agisce col fuoco contro la torre di Solferino e contro il Monte dei Cipressi, posizioni da cui gli austriaci, vi era il grosso di tutto il quinto corpo austriaco, cannoneggiano vivamente le colonne del generale Thiers. Forza, forza, dai!
Le due alture dei cipressi e del cimitero, con il castello e la torre, formano un potente sistema difensivo, protetto da trincee avanzate, da case trasformate in fortini, da batterie di artiglieria ben piazzate. Sull'orlo della collina, il cimitero occupa lo spazio intero della cresta e offre agli austriaci una linea di resistenza formidabile. Contro queste difese si lanciano le divisioni francesi una dietro l'altra, senza risultato. È solo un massacro. I soldati sono stanchi, digiuni sin dal giorno precedente, oppressi da un caldo afoso. La Guardia Imperiale, Brigata Manek dei Volteggiatori, rinforza tempestivamente il primo corpo. Segue una lotta accanita e sanguinosa sul Monte dei Cipressi. In questi frangenti le divisioni Ladmirò e Bazaine, dopo molti sforzi, si avvicinano con successo al cimitero, aprono delle brecce con l'artiglieria nel muro di cinta, si slanciano dentro il luogo santo e si precipitano infine all'assalto del villaggio e del castello, che sono conquistati. Una linea di più di 15 battaglioni austriaci tra la torre e la pianura è così sfondata. Sono circa le 3 del pomeriggio e il combattimento è durato 10 ore. Testimone svizzero, Henri Dunant, che partecipò come osservatore alla battaglia e ne uscirà sconvolto, ricorda. Colonne serrate si avventano le une sulle altre con l'impeto di un torrente devastatore che spazza via ogni cosa al suo passaggio. Cumuli di cadaveri punteggiano le colline e i dirupi. Si svolge una lotta corpo a corpo orribile, spaventosa. Austriaci ed alleati si calpestano. Si scannano sui cadaveri insanguinati, si accoppano con il calcio dei fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole e le baionette. Chi non ha più armi adopera le pietre, le mani. Con lo sfondamento del fronte di Solferino, le sorti della battaglia appaiono ormai decise. L'intuizione di Napoleone di rompere al centro lo schieramento nemico presuppone la sicurezza di essere sufficientemente coperto ai fianchi. Durante lo svolgimento della fortunata manovra francese sulle alture di Solferino, nella pianura di Medole, la prima armata austriaca, che contava ben 5 corpi, si accingeva a sboccare per la strada di Guidizzolo in direzione di Castiglione, minacciando di fare una grossa breccia tra 2 corpi francesi, il secondo ed il primo. Ma l'azione austriaca non ebbe successo per la decisione volitiva dei generali MacMahon e Neill, comandanti rispettivamente del secondo e del quarto corpo, e soprattutto per avere piazzato numerose batterie, ben 42 pezzi, la maggior parte del tipo rigato sistema Lait, che concentrarono il loro fuoco contro il nemico, fecero sospendere il suo movimento offensivo e ritirare la sua cavalleria.
Il settore più settentrionale del teatro della battaglia, a fianco del lago, fu la zona di scontri dell'ottavo corpo austriaco comandato dal generale Benedek e l'armata sarda agli ordini del re Vittorio Emanuele II. La situazione che qui presentiamo è quella dell'attacco generale che ebbe luogo verso le 5 pomeridiane dopo un violentissimo uragano da parte di 5 brigate sarde, tutte unite, contro le alture di San Martino. Fino a quel momento i sardi si erano dispersi in attacchi reiterati, spezzettati e senza appoggio, a brigate isolate, mentre gli austriaci, col quadruplice vantaggio del numero, delle posizioni, di una forte artiglieria e dell'unità di comando, agivano con successo respingendo i piemontesi. Fu solo verso il calar del sole che gli austriaci dovettero infine abbandonare definitivamente l'altopiano di San Martino, ripiegando verso Pozzolengo, ed i sardi presero possesso delle posizioni nemiche abbandonate. Alle 7 di sera, ultimo decisivo attacco piemontese, condotto ancora una volta senza unità di comando, sicché la vittoria fu ottenuta solo a prezzo di molto sangue, scrive la relazione ufficiale dell'esercito sulla battaglia. Alle 8.30 le colline sono conquistate. L'esercito imperiale è in rotta. Le truppe francesi hanno già raggiunto le posizioni delle retrovie austriache. La vittoria è definitiva. E per tre mesi de fila e squase. La notte cala su decine di migliaia di morti e di feriti. Sul più sanguinoso scontro del Risorgimento, come ricorda anche una canzone popolare piemontese. Gli austriaci ebbero 21.000 uomini fuori combattimento, i francesi 15.000, gli italiani più di 5.000. Una strage. Che guerra di sperar, e mi per sta contrada, e ti vistu passe. Je pivis lu passe, je pivis lu passe. Andi, più via verseira, sciupava dal magun, quang le rivanna le... L'alba del 25 giugno vide uno dei più orrendi spettacoli che si possano immaginare. Il campo di battaglia era coperto dappertutto di cadaveri. Le strade, i fossati, le macchie, gli orti sono disseminati di corpi senza vita. I campi devastati, i villaggi deserti o distrutti dalle bombe. Una indescrivibile confusione, scene di indicibile disperazione, miserie di ogni genere. 3 giorni e 3 notti occorsero per seppellire i morti. Ma su uno spazio così esteso, molti feriti, caduti nei fossati, nella vegetazione più fitta, furono abbandonati a se stessi, dispersi. El mortal vedu pi, e pir stu pover cheri, al fianz duma per lui,
al pian s'duma per lui, al pian s'duma per lui. Feriti vennero trasportati nei paesi vicini, soprattutto a Castiglione delle Stiviere. Ce ne parla il custode del piccolo museo della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Che cosa ricorda lei di quegli avvenimenti? Ah, io ricordo ciò che mi diceva mio nonno, appunto, perché aveva assistito quando appunto arrivavano i feriti da Solferino, e direi che in un primo momento la popolazione credeva che tornassero indietro gli austriaci vedendo i carri venendo da Solferino, ma invece poi non se ne sono accorti che erano i feriti che arrivavano. E allora la popolazione ci è andata incontro, lì agli ingressi del paese, li tiravano giù, li adagiavano sulla paglia e intanto i carri ritornavano a prenderne degli altri. E qui venivano poi messi, collocati nella chiesa del Rosario, poi nella chiesa lì di San Luigi, che era diventata la... avevano formato la chirurgia per i francesi, e poi nel Duomo, che ne ha accolti i 500 in un momento, e poi altri 100 e più erano adagiati su paglia davanti al piazzale del Duomo. Poi anche qui su questo solaio c'erano i convalescenti, si è potuto capirlo da scritte che c'erano sui muri, scritte francesi, scritte tedesche e così via. E, come dico, Castiglione era diventata un ospedale, ecco, completo, perché in tutte le case, nei fienili, nelle chiese, c'erano feriti. Ne sono transitati circa dai 33 ai 34 mila, che poi dopo naturalmente venivano convogliati in altri paesi. Comunque la popolazione ha dato prova di grande generosità, appunto perché tutti, senza distinzioni di nazionalità, li curavano. I bambini facevano la spola fra fontane, pozzi, portare l'acqua in questi ospedali per lavare le ferite, perché era una stagione molto calda. Di fronte alle atrocità del massacro, il cittadino svizzero Henri Dunant ebbe l'idea di riorganizzare i servizi sanitari militari, fondando la Croce Rossa Internazionale. Questa è una cassetta di ferri chirurgici che è stata trovata presso un antiquario di Milano. E apparteneva a un colonnello medico, Pizzorno chiamato, che ha seguito tutte le battaglie dal 48 al 66, quindi anche la guerra del 59 di Solferino San Martino. Ecco, qui ci sono diversi ferri chirurgici, qui c'è una seghetta per le ossa, qui c'è un altro ferro per la trapanazione del cranio. Questo è un bisturi per piccole incisioni. Ecco, questi anche bisturi per grandi amputazioni. Ecco, questo qui è un estrae pallottole, un estrae schegge. E poi qui degli aghi per cucire le ferite. 5 luglio 1859. Improvvisamente un colpo di scena. Napoleone teme sempre di più un attacco prussiano sul Reno. È sconcertato dal precipitare degli avvenimenti in Italia. Chiede a Francesco Giuseppe l'apertura di negoziati per un armistizio. Pochi giorni dopo, i due sovrani si incontrano a Villa Franca e stabiliscono i preliminari di pace. Cavour rassegna le sue dimissioni. Oggi, a Solferino e San Martino, vano monito alle generazioni successive, si conservano le spoglie dei soldati morti in macabri ossari, celebrativi dell'orrore di una battaglia che fu la prima strage della guerra moderna.